E a nome dell'Osservatorio delle Prospettive Cliniche dell'Intelligenza Artificiale desidero ringraziare anche il Dipartimento di Oncologia, di Emato-Oncologia, che patrocina a sua volta appunto questa presentazione, in particolare la professoressa Pravettoni, che si è rammaricata di non poter partecipare oggi a questo evento, ma che ci porta i suoi saluti. Tra le persone che fanno parte dell'osservatorio abbiamo naturalmente, qui tra le persone che fanno parte dell'osservatorio abbiamo naturalmente il capofila, l'animatore principale dell'osservatorio, che è Carlo Alfredo Clerici, abbiamo Davide Mazzoni, Rocco di Taranto, tutti e tre del Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia dell'Università degli Studi di Milano, Edoardo Ares Tettamanti, che è collaboratore della redazione, di una newsletter che l'osservatorio ha, che si chiama Aigora, e me stessa del Dipartimento di Lingua e Letteratura, Cultura e Mediazioni. E vorrei dire che appunto il principale animatore di questo progetto è Carlo Alfredo Clerici, che dalla primavera del 2023 ha iniziato la sua riflessione sull'intelligenza artificiale, sperimentando, provando, testando anche e soprattutto in prima persona l'efficacia di questo strumento su cui gli informatici lavorano da anni, ma che ha visto negli ultimissimi tempi una propulsione esponenziale grazie alla diffusione dei sistemi di LLM presso il grande pubblico. Il libro Cosa me ne faccio dell'intelligenza artificiale, esperienze d'uso in clinica nella didattica universitaria, che stiamo per presentare, è l'esito appunto di queste riflessioni portate avanti dall'osservatorio e da Carlo, a cui rubo una frase che recentemente ha postato su Facebook: continuare comunque a coltivare il proprio orto interiore con disciplina è tra le poche ricette utili per affrontare le avversità. Poiché l'intelligenza artificiale, come sottolinea Carlo, evolve nell'interazione. E mi permetto di aggiungere, io non interverrò in questo dibattito, una osservazione che nasce anche dalla mia formazione di culturalista nella mediazione, che non si può non tener conto della relazionalità e dell'inclusività e del pregiudizio algoritmico del nord del mondo, che crea certe volte dei bias culturali che rischiano di escludere fette di cittadinanza. Ma soprattutto è l'interazione disciplinare ad essere più che mai necessaria, e non a caso oggi qui sono convocate, come già ha ricordato il collega Castellari, scuole e facoltà che raramente si incontrano: medicina e chirurgia, scienze e tecnologia, fisica e astronomia, mediazione linguistica e culturale, giurisprudenza, studi umanistici. Attraverso un giro di tavolo, alcuni colleghi esperti, che ringraziamo moltissimo veramente per aver risposto con generosità e anche con grande solerzia, devo dire, stati molto rapidi al nostro invito, porteranno quindi la loro esperienza prendendo spunto da alcuni dei temi che sono affrontati nel libro. Ne abbiamo messi alcuni: l'applicazione e la formazione in campo clinico della intelligenza artificiale, l'aggiornamento professionale, l'analisi dell'impatto delle notizie sulle patologie ricavate dai pazienti tramite l'intelligenza artificiale, le questioni relative all'etica, alla privacy, alla sostenibilità, all'inclusione in ambito sanitario, le esperienze pratiche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito didattico, l'arte della prompt engineering e il dilemma del jailbreaking negli LLM tra libertà di ricerca e sicurezza. Tutto questo e molto altro è presente in questo volumetto, Cosa me ne faccio dell'intelligenza artificiale, molto pratico, ricco di suggestioni e spunti, testimonianza del laboratorio che fino adesso l'osservatorio ha portato avanti in questi ultimi mesi, se non addirittura in questi ultimi giorni. Quindi lascio la parola molto volentieri a chi ha avviato questo cantiere, che è una parola che credo stia molto a cuore a Carlo, l'idea di cantiere, ci auspichiamo evolverà nella interazione e nella interdisciplinarietà. Quindi grazie Carlo. Allora, due parole su Carlo per chi non lo conoscesse: è medico e specialista in psicologia
clinica e psicoterapeutica, psicoterapeuta, sono un po' agitata, devo dire, sono un po' emozionata, sì, mi emoziona questa cosa. È docente di psicologia clinica, dunque presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell'Università degli Studi di Milano ed è dirigente medico di primo livello presso la struttura complessa di pediatria dell'Istituto dei Tumori di Milano. È stato direttore del Master di primo livello in pediatria, di primo livello in cure palliative, rivolto alle professioni sanitarie e agli psicologi. In particolare ha studiato l'adattamento psichico alle malattie organiche in oncologia pediatrica, un settore in cui svolge da anni un'attività di psicologia clinica di collegamento. Grazie, io credo di essere microfonato e quindi di riuscire a parlare con questo senza bisogno di quell'amplificazione. Dicevamo la commozione, io non la lascio trasparire molto volentieri, forse come retaggio dell'educazione maschile, ma sono davvero molto commosso anche perché questa data vi è stata non fatta scegliere ma un po' così proposta come unico finestra in cui io avevo possibilità di non essere ricoverato in ospedale. Ho passato dai primi di agosto a pochi giorni fa una degenza ininterrotta all'istituto dei tumori per 3 crisi successive da cui non, francamente non immaginavo di riuscire a recuperare. Chi mi conosce mi ha accompagnato anche con affetto, attenzione, curiosità anche per questo itinerario bizzarro, sa che ogni volta abbiamo provato un po' a scommettere in più. Quindi oggi siamo sì a parlare bene della tecnica, perché figurarsi, io sono vivo grazie alla tecnica medica, sicuramente questo non lo posso negare, ma non siamo tanto a celebrare trionfi quanto a chiederci in che cosa è possibile un miglioramento nella nostra pratica clinica, quindi assistenziale, nella pratica didattica dell'insegnamento e magari anche nella nostra vita quotidiana. Andare contromano spesso permette di vedere le cose da una visione diversa. Essere docente e essere medico di solito dà un'angolazione diametralmente opposta da quella del paziente. Il paziente che si sente fare una diagnosi nel maggio 2023 di timoma, una malattia un po' strana, piuttosto singolare, e nel febbraio 2024 di recidiva metastatica diffusa. Io non immaginavo di essere vivo a Pasqua, sostanzialmente. Poi Augusto Caraceni, che dirige il nostro hospice, sa che io sbaglio, sono un pessimo medico, ma l'orizzonte era più o meno questo. Che cosa ha comportato questa riflessione? Il fatto di cercare di chiedermi in che cosa abbia senso oggi, sospeso temporaneamente l'attività clinica, quale ruolo però abbia un docente della Statale di Milano e che osservatorio mi possa offrire l'essere paziente rispetto all'organizzazione di ciò che aiuta a curare. Anche perché, visto che, come dicevo, sono qui, farò tutto quello che posso per contribuire a questo dibattito e anche ad un'azione. Quindi vi ringrazio per l'entusiasmo con cui c'è stato questo sostegno per l'osservatorio, quindi che non è una storia solo, diciamo, teorica o di carriera, ma è una storia che nasce da una prospettiva di contatto con una realtà molto precisa. Curiosamente, la storia del mio timoma è coinciso con la storia dell'affermarsi pubblico di questi sistemi di intelligenza artificiale, che in anni passati, io che ero ignorante, non faccio il professore di informatica, vedevo volare sopra la testa come macroprogetti superfinanziati di omics, proteomiche, big data, quindi questione da informatici, da programmatori, da strettamente da tecnici. Mentre abbiamo a un certo punto capito, e qualcuno l'ha capito con una velocità straordinaria, il Vaticano l'ha capito in anni ancora non sospetti, che questa roba riguarda tutti. Perché riguarda tutti? Perché questi sistemi, dall'essere governati da dei sacerdoti speciali che parlano un linguaggio speciale, vengono governati dalla lingua, dal linguaggio con cui si governano normalmente le relazioni. E questo è straordinario perché ci ha riportato il problema nella nostra vita quotidiana e anche delle potenzialità e la necessità di armonizzare il dialogo fra scienza e tecnica. Quindi la questione è perché siamo qui oggi fra provenienze disparate, perché l'intelligenza artificiale è anche una questione di linguaggio, moltissimo, è di dialogo tra discipline, di interazione tra essere umano e macchina, e ci sono però delle barriere che sono in parte emotive.
la divisione immediata fra chi ama la tecnologia e chi ne è terrorizzato, con una reazione evidentemente su una base irrazionale, ma anche delle basi retoriche, per cui questa tecnologia ci viene promesso che ci salverà oppure ci dannerà. E questi sono degli aspetti su cui soltanto una maggiore conoscenza ci può portare ad usare in un modo più efficace. In più, questi strumenti possiedono delle possibilità che sono anche in parte inaspettate, proprio perché non frutto soltanto di programmazione, ma anche frutto di qualche cosa che si modella sulla base dell'uso e quindi prende forma man mano che viene utilizzato. Bisogna dire che una questione su cui si avverte una necessità di incontro, di dibattito, è ad esempio la necessità di avere una bussola, se non una mappa, per orientarsi in questo terreno. Alcuni atenei, ad esempio stranieri, parliamo del King's College di Londra, uno fra tutti, si sono mossi già in epoca molto precoce, dando linee guida, indicazioni, generalmente non proibizioni, ma dando suggerimenti e investendo in formazione. Cioè cercando di capire che cosa si sa e cercando di svilupparlo contemporaneamente. Esempio, Alto Torino, che ha fatto in una fase piuttosto precoce un documento piuttosto chiaro. Io questo documento non l'ho visto nel nostro ateneo, ma evidentemente è una di quelle esigenze a cui stiamo arrivando, e se c'è un dibattito e appunto un'idea di cantiere, proprio perché l'idea è che alcune persone ne sanno moltissimo, ma c'è tutta una competenza, una fascia di conoscenze che si svelano, si smascherano nell'uso quotidiano. Quindi sostanzialmente abbiamo bisogno di sviluppare anche dei modelli che siano collaborativi e anche integrandoli a modelli che sono competitivi, che sono l'altra faccia della medaglia. Pensiamo com'è la logica dell'intelligenza artificiale a livello universale, dove invece ci chiediamo l'Europa che potere avrà rispetto a poteri e legislazioni in cui il controllo dei dati diventa di fatto un bene essenziale, primario, con enormi disponibilità che l'Europa non può mettere in campo. Qui voglio arrivare invece a un punto molto pratico che riguarda la distanza fra l'aspetto retorico e la realtà quotidiana. L'esperienza curiosissima di paziente, non facciamo vedere le immagini perché inutilmente appesantirebbe, ma ho numerosissime schermate di sistemi, ad esempio il fascicolo sanitario regionale, che non funziona. Si inceppa, il taccuino non può essere aggiornato, lo speed viene cambiato, perché la mia privacy vale di più del mio diritto a curarmi. C'è un aspetto curiosissimo, le mie immagini radiografiche che i clinici hanno bisogno di confrontare, su cui hanno bisogno di ragionare subito, sono disperse in dischetti, mancano solo i piccioni viaggiatori. Questo sistema è fatto per il controllo, non è fatto per l'ausilio alla diagnostica, alla clinica. C'è un problema centrale, non c'entra ovviamente l'Ateneo di Milano, c'entra come è stato costruito un sistema e come verrà modificato, ma guai se si abdica da una sorveglianza rispetto a questo. Naturalmente le promesse sulla diagnostica, l'efficacia sulla diagnosi radiologica sono stupende, ma ci dobbiamo chiedere, c'è un recente articolo del British Medical Journal, se l'investimento principale dell'intelligenza artificiale, quello più fruttuoso, non sia nello sgravare il medico di compiti che non sono medici, che possono essere fatti dalla macchina. Perché il medico non vuole essere sostituito da un algoritmo, ma vuole non impiegare una quantità di ore sovrabbondanti in un mestiere che medico non è. E questo è un problema di efficacia e efficienza, naturalmente, che smuove e mette in movimento una riflessione, una ricostruzione di diritti, alcuni evidentemente per fortuna rivalutati sul tema del diritto alla salute. Diciamo, i riflettori sono sempre un po' meno puntati di quello che servirebbe, e dall'altra anche pensare che non siamo casualmente alla Università Statale di Milano, perché all'Università Statale di Milano, in un'epoca cupissima, adesso abbiamo altri motivi sociali di preoccupazione, ma nei decenni scorsi, dopo la piaga del terrorismo, ci fu questo momento della cattedra dei non credenti che unì persone di ogni tipo, di vocazione religiosa e non religiosa,
animata dalla ricerca di senso sul tipo di vita e di mondo che si può costruire insieme, superando le divergenze e le divaricazioni, e dove all'epoca non era cruciale il discorso della tecnologia come oggi, oggi sicuramente dobbiamo passare da questo dibattito. Quindi in queste sale, in queste stanze, ci riconnettiamo anche un po' a questa alta tradizione. Ho quasi finito. Vorremmo che l'intelligenza artificiale, questo è lo spunto del libretto, molto pratico, molto esile, scritto io in un mese di letto e i colleghi in un mese di affettuose telefonate e email, come si può scrivere un libro così. Il tentativo però è di rompere il ghiaccio rispetto all'applicazione pratica. Ad oggi, ad esempio, se io ho una relazione di missione di 20 pagine, la posso dare a ChatGPT e chiedere al signor Clerici domani che medicine deve prendere, e nell'arco di alcuni mesi questo sistema, dallo sbagliare, dimenticare l'eparina che mi deve essere somministrata ogni giorno, oggi c'entra al 100% le risposte. Naturalmente non posso dire che sia statisticamente attendibile, sono un paziente e una persona, ma perché questa sperimentazione non possa essere sostenuta e sistematica? Tanto in medicina l'errore esiste, anzi sappiamo che l'errore deve essere contrastato, ma lo sgravio in termini di tempo e l'aumento di efficacia rispetto alla compliance del paziente, a me, e non solo a me, alla luce dell'osservatorio, sembra un grande tema da seguire. Sostanzialmente che cosa? Quindi la proposta è di aumentare la pratica, la conoscenza dell'uso degli strumenti per sostenere che cosa c'è di umano nelle nostre pratiche che ha bisogno di essere liberato in termini di tempo, di risorse creative, di risorse mentali, e c'è tutto un filone che mi sta moltissimo a cuore e ringrazio non a caso l'ospitalità e l'amicizia di Lingue e Mediazione, insomma di questo settore non medico della statale, così importante, perché ad esempio un grossissimo problema della cura è il problema dell'accoglienza e della comunicazione. Ad esempio l'accoglienza degli stranieri, su cui da anni tentiamo di seminare, Paolo Caponi anni fa fece il testo sulle cure palliative e la mediazione linguistica, con Silvia ci conoscemmo attorno al tema della documentazione filmica per riuscire a rendere comprensibile l'esperienza dell'altro. Guai sarebbe se la nostra capacità di comunicare venisse affidata soltanto a strumenti tecnici e non a una quota di umanità liberata invece da dei vincoli. Questa è una proposta. Durante la visita della neoletta rettrice Brambilla in istituto, questo tema è sembrato sia la presidenza che la direzione generale di particolare interesse. Vediamo se potremo avere seguito anche su questo genere di progetti non direttamente legati all'intelligenza artificiale, ma che possono essere senz'altro una chiave molto importante. Concludo. Sostanzialmente la nostra capacità di costruire occasioni di incontro, di scambio, quindi di lavorare davvero come cantiere, potremmo anche avere delle speranze come quelle che mi hanno sostenuto oggi di venire, di riuscire a fare un intervento che per me era così prezioso. Vi ringrazio per l'attenzione. Intenti da cui è nato il progetto dell'osservatorio. Io direi che prima facciamo un giro di tavolo e poi eventualmente ci sono delle domande dal pubblico o come preferisci che facciamo, visto che sei già qui forse. Io mi posso fermare, ma. Sì, per caso qualcuno da casa o da qui ha qualche domanda da porre, o aspettiamo di vedere un po'. Aspettiamo la fine. Allora, io abbiamo deciso di procedere, diciamo, per blocchi disciplinari. Sì. Quindi adesso proseguirei con un medico, con il professor Davide Mazzoni, anche lui. Psicologo. Parte... Psicologo. Psicologo. Sì. Facciamo psicologo? No. No. Clinico sempre. Va benissimo. Scusate, sono veramente poco esperta. Comunque, nel libro strumento, questo me lo confermi. Sì, sì. Della nostra università, docente di psicologia sociale, un corso di laurea di psicologia della sanità, e si occupa in particolare di temi legati al benessere della persona
alle connessioni sociali e alle nuove tecnologie. Grazie Davide. Grazie, adesso io vi ringrazio voi per questa possibilità sia di partecipare a questa presentazione, sia... Ok, quindi questo non lo uso più. Sì, punto sì, sì. Okay. Sia di poter partecipare a questa presentazione, sia di aver potuto contribuire al testo. Insomma, questo stato emotivo che ci mette in questo momento penso che si colleghi un po' anche a quello che dicevate voi prima, no? Siete partiti più sul lato umano prima ancora che sul contenuto di questo libro, però penso che le due cose siano anche strettamente connesse, perché alla fine per chi fa questo lavoro è anche molto bello come dire, sintonizzare le nostre menti su qualcosa che ci piace, che è questo appunto, questo che sono questi argomenti. Io non sono medico, però devo dire che sono anche l'unico psicologo sociale del dipartimento, quindi cioè, ci può stare ci sei. Che diciamo, leggendo il dipartimento di oncologia e di ematologia uno pensi ad un medico, devo dire. No, sono uno psicologo che si occupa insomma, di vari argomenti nella propria attività di ricerca, prima fra tutti appunto il benessere, ecco, lo studio del benessere, le determinanti del benessere e dei pazienti. Allora, prima di... insomma, sono molto contento anche di seguire l'intervento del professor Clerici, che ha dato anche un po' una panoramica, come anche prima è stato fatto, rispetto a tutti i contenuti del libro. Devo dire che il mio contributo nel libro è estremamente piccolo, cioè è molto mirato soprattutto, in termini di una piccola... Sì, è vero, utilizzo l'intelligenza artificiale e alcuni degli strumenti che sono descritti nell'attività di didattica, per esempio anche l'Ateneo si sta muovendo con delle attività di formazione, no, per i docenti rispetto all'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività di didattica, anche in ambito di ricerca, però quello su cui diciamo, ho fatto la mia testimonianza all'interno del libro è un utilizzo molto mirato. Io da quando mi sono laureato, posso dire, mi sono sempre interessato di metodologie di analisi qualitative, che per i non addetti ai lavori si può tradurre con l'analizzare del materiale, dei dati, che non sono direttamente o necessariamente quantificabili. Quindi l'analisi qualitativa si contrappone a quella quantitativa proprio perché non quantifica, non traduce in numeri, anche se poi ci sono molte sfumature intermedie, è un continuum, ok, però non traduce necessariamente in numeri quella che è la misurazione, lo studio all'interno del progetto di ricerca. L'ho detto un po' male, lo dico un po' meglio quando faccio i corsi al dottorato, insomma, però questo è il senso. E quindi va da sé che questa attività che in passato è stata fatta per lungo tempo manualmente, okay, dai ricercatori che quindi si mettevano a partire da, per esempio, un testo, una trascrizione di interviste, del materiale, come potrebbe essere anche quello che è disponibile online attualmente su vari forum, social network, eccetera, partendo da questo materiale prova a ricavare delle considerazioni che possano essere utili all'attività di ricerca. Questa attività che prima dicevo viene fatta, veniva fatta anche manualmente, con l'evoluzione, diciamo, con le nuove tecnologie, con l'evoluzione dei software disponibili, è stata successivamente fatta anche con l'ausilio di questi software. Con l'arrivo, quindi io mi sono interessato varie volte, di altri strumenti che assistono a questo tipo di analisi, va da sé però che con l'arrivo, come diceva il professor Clerici, e con la diffusione disponibile a tutti di questi strumenti come ChatGPT, ne cito uno, ma tanti altri sono citati nel testo, è diventato interessante capire in che misura questi strumenti potessero supportare l'analisi qualitativa. Noi tutti, immagino, conosciamo il fatto che inserendo un testo, caricando un testo o semplicemente linkandolo, è possibile sui vari Gemini, Copilot o ChatGPT appunto, chiedere di effettuare una sintesi del testo. È possibile anche fare delle domande relative al testo e ottenere delle risposte. Quindi questa attività non si discosta poi così tanto da quello che veniva fatto e che viene fatto tuttora, devo dire, con un rigore metodologico ovviamente maggiore, però dai ricercatori che si occupano di analisi qualitativa. Quindi è diventato interessante chiedersi in che misura gli strumenti disponibili possono sostituire, adesso sostituire probabilmente no, però comunque assistere, in quale misura assistere comunque il ricercatore nello svolgere questo tipo di analisi.
L'altra volta nello scorso seminario io ho presentato dei dati nei quali praticamente analizzavamo i contenuti di un blog per pazienti e i risultati che noi avevamo già ottenuto e già pubblicato alcuni anni fa erano sostanzialmente replicati dall'analisi fatta con ChatGPT. Adesso questa cosa sta ovviamente andando avanti, abbiamo ottenuto un piccolo finanziamento dall'interno all'Ateneo per portare avanti questa linea di ricerca e quindi stiamo allargando la tipologia di analisi, non solo considerando come software ChatGPT, ma anche altri che sono nati con l'obiettivo specifico di supportare i ricercatori in questo tipo di analisi, perché ChatGPT non è nato con questa finalità primaria di fare ricerca qualitativa, può essere eventualmente utilizzato, ma ce ne sono altri che sono nati anche di recente, che sono invece nati proprio con questa finalità. Beh. Altro tipo di sviluppo che stiamo portando avanti è utilizzare materiali diversi, perché come abbiamo analizzato questo blog per pazienti, è possibile analizzare per esempio i diari di alcune pazienti, cosa che stiamo per fare con breast cancer, e quindi controllare, a ricavare da questi diari delle informazioni che possano essere utili al ricercatore. Ovviamente le informazioni ricavate dipendono molto dalla domanda di ricerca e da come vengono formulati i prompt per l'assistente. Altro lavoro che stiamo facendo, così do alcuni esempi, ecco, per dare, come dire, rendere, dare un'idea anche della vastità dei campi di applicazione che potrebbe avere questa cosa. Per esempio, anche avvalendomi di una tesista in particolare, io sono docente all'interno di un corso che si chiama Tecnologia Persuasiva e Health e di un altro che si chiama Benessere della Persona, Connessioni Sociali e Nuove Tecnologie, quindi con i tesisti anche che sono all'interno di questi corsi di laurea magistrale, stiamo portando avanti alcuni lavori. Uno di questi ha previsto la raccolta, visto che prima si è parlato anche dell'ambito pediatrico, la raccolta di dei libretti di narrativa rivolti a bambini, okay, per spiegare in che cosa consistono le cure in ospedale, prepararli, insomma ridurre l'ansia, potrebbe essere una finalità, in modo da prepararli anche al contatto con il medico nel contesto ospedaliero, e noi raccogliendo questi testi e con l'ausilio del software siamo in grado di dire quali sono gli elementi su cui fanno leva questi libretti per modificare lo stato emotivo dei pazienti, okay? Per favorire un atteggiamento per esempio più positivo verso le cure che si apprestano a ricevere. Noi siamo in grado anche poi di mettere in luce questo chiaramente in relazione con la letteratura, che ci dice quali sono gli ingredienti che sono più efficaci nell'ottenere questo risultato, e vedere se i materiali attualmente disponibili seguono questo filone o no, cosa potrebbe essere migliorato. Come questo potrei fare tantissimi altri esempi, perché comunque quando c'è un testo di natura testuale, ma possono essere anche audio interviste, video interviste, materiali disponibili online, è possibile effettuare questo tipo di analisi. Tra l'altro un vantaggio di questi strumenti è proprio che non sono limitati come un ricercatore umano che può leggere solo un certo numero, okay, di testi, può processare solo un certo numero di informazioni, certo. Ma questi hanno capacità molto molto maggiori, quindi dimostrato, quello stiamo lavorando anche sul comprendere, come dire, validare l'utilizzo di alcuni strumenti per essere sicuri che funzionino, in modo poi da poterli utilizzare anche su larga scala, su campioni più ampi. Questa cosa di fatto viene già fatta da alcuni professionisti, però in ambito di ricerca un po' meno, nel senso che ancora magari c'è da lavorare per validare. Voi tutti sapete che quando si parla di ChatGPT si parla di tutti gli errori che vengono commessi di volta in volta, e quindi questi strumenti necessitano di essere anche validati per capire se le risposte che danno, la base di prove che diamo, siano una piccola nota di questi giorni. Sì, scusate. C'è un'iniziativa della direzione scientifica dell'Istituto dei Tumori di un corso di formazione sull'impatto dell'uso dell'intelligenza artificiale sulla qualità del dato scientifico, perché è un tema da porsi, naturalmente, visto che stiamo superando la fase di primo impatto e quindi anche di entusiasmo o forse di luna di miele con questi sistemi, e poi stiamo un po' cercando di vedere se i frutti saranno dei frutti di alta qualità nel lungo periodo, e quindi iniziano ad esserci le iniziative di formazione. Per ora ancora un po' sporadiche, episodiche, ma anche probabilmente da mettere un po' in rete, perché sono occasioni preziose. Bene, grazie. Grazie. Questo è un po' il nostro, diciamo, quello su cui stiamo lavorando in questo momento, che ci impiegherà per i prossimi mesi.
nel frattempo siamo sempre attenti perché è un mondo in costante aggiornamento, quindi io sono anche, come tornando al libro, questo libro è molto interessante, secondo me è letto proprio adesso, quindi io consiglio di non aspettare a leggere, nel senso che le cose sono talmente in evoluzione, per cui è facile che alcune delle informazioni contenute tra poco siano parzialmente vere o siano magari necessiterebbero un aggiornamento. Perfetto. Grazie. Questo è il mio aspetto. Grazie al professor Davide Mazzoni che ha messo in luce la connessione possibile tra il quantitativo e il qualitativo, cosa che di solito chi pensa all'ingegno, all'intelligenza artificiale, ai dati che vengono messi insieme pensa sempre esclusivamente al quantitativo, invece si può lavorare anche sul quantitativo e anche hai citato la parola ingredienti. E allora io non posso che pensare alla copertina di questo libro che mette appunto l'accento sul fatto che c'è una sperimentazione quasi come se si trattasse di cercare di capire qual è la migliore combinazione per cucinare un buon piatto. Bene, grazie moltissimo e poi magari torneremo su questi temi e adesso cambiamo ambito disciplinare e andiamo nell'ambito della fisica e in realtà della sperimentazione fisica elettronica e sensoristica per l'informatica, quindi entriamo nell'ambito dell'informatica, con il professore Giuseppe Levi del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna, che è con noi in collegamento da remoto. Ciao. E fa parte anche lui, finisco solo di dire che anche lui fa parte dell'osservatorio. Quindi a te la parola, grazie. Allora, mi fa molto piacere poter intervenire, ho preparato anche qualche... Non lo vediamo in volto. Non ti vediamo, ti sentiamo. Non che sia, tanto sono brutto, quindi... Ma no, È che riusciamo a condividere lo schermo. Perfetto. Allora, riuscite, non so se riuscite a vedere... Le slide. Sì. Benissimo. Bene, cosa me ne faccio da lì? Io sono uno tra i coautori, non ci sono, solo io, di questo fascicolo e adesso Carlo mi perdonerà, ma ho dato immediatamente, ho colto la palla al balzo, ho dato immediatamente una sua immagine, perché questo libro serve per, come introduzione a questo argomento, perché ormai questi strumenti sono fra noi e ignorarli è assurdo. Ok? Se uno li ignora rischia di fare veramente la fine della vita, cioè non ormai sono così presenti che quest'anno abbiamo deciso di introdurli direttamente nel nostro corso, nel corso che faccio, non solo insegno la programmazione, la sensoristica, ma insegnerò anche l'applicazione dei large language model riguardo a questi argomenti. Adesso, mi permettete, io non ho riassunto il contenuto del libro proprio perché vorrei che lo leggesse, lo prendesse, quando si parla di intelligenza artificiale, in un altro intervento, potremmo starcene a parlare a lungo, ma ecco, questo termine usato così in modo generico, non dico che mi disturba un po', però è estremamente generico, e l'intelligenza artificiale è un campo estremamente vasto e quindi quando si dice così in modo generico intelligenza artificiale è come dire in modo generico la medicina, che è un campo estremamente vasto, come pure un paziente con la medicina, ma che cosa non si... Bene, in questo caso stiamo parlando del Dark Language Model, stiamo parlando quindi di una, chiamiamola piccola, di una parte di quella che è l'intelligenza artificiale che riguarda l'analisi del linguaggio. Che cosa
Cosa ho messo in questo manuale? Per questo manualetto io ho curato quella che è l'introduzione generale, dove parlo di diversi ambiti dell'intelligenza artificiale in generale, e più che tutto cerco di chiarire il concetto che questi sono argomenti che sono maturati negli anni, e diciamo si parte dalle reti neurali degli anni 70, che poi si sono estese nell'ultimo 10-20 anni con il cosiddetto deep learning. Prima si facevano reti neurali con un solo strato nascosto, poi si è cominciato a capire che si possono costruire reti neurali con tanti strati nascosti, che ciascuno dei quali dà una rappresentazione diversa dalla realtà. Quindi questa introduzione, guardate, è stato tranquillo, non è tecnica, io ho il mio modo di approcciare gli argomenti, non è tecnico, però abbiamo raccolto una bella bibliografia, e se volete approfondire, guardate nella bibliografia, trovate tanti riferimenti, e mi raccomando, continuate a cercarli, perché, come è stato detto, c'è un avanzamento micidiale. E quindi abbiamo cercato di non solo avere la bibliografia, ma avere anche una bibliografia recente. Poi ha fatto un capitolo sul prompt engineering, anche questo argomento molto vasto, c'è un fiume di inchiostro che viene scritto riguardo al prompt engineering. Prompt engineering cosa vuol dire? Vuol dire cercare di fare gli input a queste macchine, queste macchine vengono stimolate con dei testi chiamati prompt, con dei testi, ma non solo, adesso sono diventate anche capaci di analizzare immagini, e a seconda di come noi poniamo questi prompt, cioè a seconda di come li scriviamo, otterremo risposte diverse. Otterremo risposte diverse che potrebbero essere anche false, quindi sì, è il cosiddetto problema delle allucinazioni, cioè il problema delle macchine che invece che darti una risposta veritiera, se la inventano di sana pianta. Bisogna stare attenti prima di tutto. Come si ottiene un prompt? Io sto scrivendo anche delle dispense per i miei ragazzi, e nelle dispense affronterò anche il tema su come generare dei prompt che provocano, per cui la macchina sarà costretta in qualche modo a inventarsi le informazioni. Noi per stare attenti, perché quando si inventa, diciamo che la macchina raccoglie come spazio. L'algoritmo, per come è fatto, vada più a come genera un testo, allo stile del come genera un testo, piuttosto che al suo contenuto. Questo era sicuramente vero almeno fino a qualche tempo fa, adesso ci sono controlli più stringenti, però la base è questa, lui vada più al come che al contenuto stesso. Quindi è un grande affabulatore, lui è in grado di produrre dei contenuti in apparenza corretti, ma che sono del tutto corretti. Nel libro ci sono elencate una serie di tecniche proprio per evitare questo. Parleremo anche del capitolo del cosiddetto jailbreaking. Jailbreaking, cosa vuol dire? Sono state date a queste macchine, sono state date a queste macchine delle regole in modo da dare delle risposte che siano utili e non siano dannose, risposte che siano utili e che non siano offensive. Bene, questo è giustissimo dal punto di vista di un servizio generale, questo per la nota da fare.
ma sicuramente potrebbe essere una questione. Vedo un po' di agitazione al tavolo lì, che io da buon professore sto attento, guardo se sono attenti. Allora, attentissimo. Siamo talmente attenti che stavamo dicendo che bisogna fare una nota sulle evidenze. No, no, finisci il discorso perché volevo spiegare una cosa concreta di quello che stai dicendo sul jailbreaking. Posso dirlo adesso? Scusatemi. Un tema su cui noi abbiamo molto riflettuto è l'eccessiva correttezza in termini formali e anche giuridici. Cioè, tutto pensato per non avere querele e cause negli Stati Uniti. Ma i nostri pazienti, che una volta portavamo in aula dalla clinica psichiatrica, non venivano scelti né per buona educazione né per scelta del linguaggio o della terminologia, perché erano liberi di delirare, di imprecare, di inveire, anche di sputare sul medico. Quindi noi rischiamo di fidarci di simulazioni verosimili ma molto aggraziate, con un problema poi di corrispondenza con la realtà pericolosissimo, come se facessimo la guerra con le sagome di cartone. E questo è, come dire, uno dei limiti dell'addestramento che dobbiamo conoscere quando riflettiamo sulle potenzialità dell'uso della didattica. La cosa vera è un po' diversa dalla simulazione. Questo me l'hai spiegato tu, quando mi hai spiegato che è bello provare a forzare, ma non ci si riesce sempre come si vorrebbe. Cioè, si vorrebbe un sistema finalmente liberato, almeno sperimentalmente. Infatti, questo è proprio il dilemma tra sicurezza e licenza scientifica, e appunto abbiamo fatto con Carlo anche delle prove molto interessanti di generare dei prompt che permettessero di simulare l'interazione tra medico e paziente, tra un medico e un paziente psichiatrico con determinate patologie, e io mi sono a un certo punto accorto con una certa sorpresa, che anche, diciamo, è un po' inquietante, che stavo programmando un computer consultando il manuale statistico diagnostico per le malattie mentali, e permettetemi di dire, questo è uno scenario degno della fantascienza, degno di HAL 9000, soltanto che se ho a che fare con un sistema che per esempio non è in grado di dire le parolacce, ecco che la mia simulazione del paziente sarà più difficile. Beh, nel libro c'è questo capitolo dedicato al jailbreaking, e mi posso vantare che per scriverlo io sono riuscito a fare un jailbreaking, perché a un certo punto ho convinto uno di questi modelli, Claude, a dire: ma mi fai degli esempi di auto che potrebbero essere dannosi? E lui li ha fatti e sono presenti nel libro. E alcuni sono anche leggermente inquietanti, no? Cioè, è uno sulla manipolazione emotiva piuttosto inquietante. Vi segnalo, perché io sono un tipo piuttosto giocoso, che nel frattempo è stata lanciata una sfida in rete. Questo che vedete, https://redarena.ag, è una sfida a chi riesce in modo più rapido a partire le parolacce all'intelligenza artificiale, ed è piuttosto divertente. Vedete, ecco, bad words, you have 1 minute to break the model. Per gli studenti queste sono cose piuttosto divertenti. Non vi dico il gruppo che ho trovato io per farvi dire le parolacce più terribili. Allora, infatti, diceva poi mio padre che non si impara una lingua straniera finché non si imparano bene le parolacce in quella lingua, almeno per sapere se qualcuno ti sta insultando, e quindi convincere un modello politically correct a dire le parolacce. Io ho creato 2 modelli personali, uno ho chiamato Balanzone, ed è il tipico professore universitario dell'Università di Bologna, boglioso, puntiglioso, si vanta di titoli mai inventati, e l'altro l'ho chiamato Gigina, e Gigina è una cuoca bolognese che le dice di tutti i colori,
l'ho fatta vedere ai colleghi, ci hanno fatto una risata pazzesca, ma mi hanno detto che non possiamo pubblicarla perché quello che dice Nina è veramente terribile. Quindi, buon compito, spero che non avremo solo questa edizione, dato che è stato pubblicato elettronicamente, magari che potremo continuare, questo lavoro e continuare a aggiornarlo, sempre con nuova bibliografia. Concludo con la mia solita slide, domande, dubbi, perplessità o quant'altro. Grazie. Non so se un incontro analogo a questo condotto a Bologna, mentre io a Milano provavo un busto per una frattura vertebrale, a Bologna in diretta credo stessero mangiando e discutendo delle novità che ogni laboratorio e ogni istituto portava su temi di intelligenza artificiale. Bisogna imparare, credo, tante cose anche sul tema della convivialità, però insomma oggi è già un miracolo essere di venerdì pomeriggio, mi dicono più di 50 collegati a quest'ora, perfetto, grazie. Più di 50 collegati e anche persone che stanno ponendo domande, come la professoressa Ilaria Cutica del Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia. Io direi che se ha pazienza, se può rimanere in collegamento, magari ci scriva, lascerai la sua domanda alla fine. E adesso invece chiamerei al tavolo Alcio Ferrara, che è in presenza del Dipartimento di Informatica, vero? Sì, Giovanni degli Antoni dell'Università del Sud di Milano, professore ordinario di informatica, che svolge la sua attività di ricerca nell'area della scienza dei dati, con particolare riferimento ai temi delle banche dati, delle text mining, dell'elaborazione del linguaggio naturale, del web semantico, e coordina un centro di ricerche Data Science, ma forse è meglio che ti... Sì, facciamo... Sì, poi... Tendo a conoscermi abbastanza bene, meglio di me. Intanto sono... non ho lucidi, ho il calcolatore solo perché fa bene sempre rinnovare gli stereotipi sugli informatici, quindi mi sono portato gli appunti sul calcolatore, così siamo tutti più sereni. Sì, io insegno queste cose, insegno Natural Language Processing, e questo vuol dire oggi insegnare intelligenza artificiale e machine learning fondamentalmente, perché Natural Language Processing è una disciplina che ha tanto tempo alle spalle, si è occupato di linguaggio naturale in tanti modi diversi, ma oggi ce ne occupiamo con gli strumenti che tutti voi ormai usate. Come qualcuno ricordava, sono successe tante cose da quando l'intelligenza artificiale generativa si è imposta. Una di queste è che cose che prima richiedevano delle competenze di programmazione che escludevano i più all'accesso di queste tecnologie di linguaggio così sofisticate, oggi si fanno con il prompt, cioè con qualcosa che tutti noi manipoliamo, no? Però cercherò di convincervi, se ci riesco, giuro in pochissimo tempo, che non basta. Certo. Anzi, questo è il mio tema, però vorrei partire da una cosa che diceva, che si collega a questo discorso che diceva Carlo all'inizio, anzi grazie intanto dell'invito, che queste tecnologie, è stato ricordato, sono sempre meno tecnologie informatiche e sempre più tecnologie dell'uomo o dell'essere umano, no? E viva Dio dell'essere umano senza etichette disciplinari, quindi questo serve a dire che è bello essere qui con tanti colleghi che si occupano di cose diverse, ed è quasi obbligatorio dovendoci occupare di questo tipo di tecnologie che, come dire, non travalicano del tutto, anche soltanto per come si propongono le etichette delle discipline. Vorrei anche aggiungere che non ce ne dobbiamo, secondo me, occupare solamente perché ormai ci sono e quindi non possiamo farne a meno. Non è una iattura, è una bella cosa. È la prima volta nella storia dell'uomo che abbiamo macchine per il linguaggio. Il linguaggio è la cosa più umana che abbiamo, probabilmente, e non credo, mi correggerete, ma che noi abbiamo mai sperimentato una macchina che parlasse il linguaggio, che usasse il linguaggio. Il problema è capire esattamente cosa vuol dire che questa macchina utilizza il linguaggio, io credo. E ci arriviamo partendo dal libro, perché io, non essendone l'autore, ho il privilegio di poterlo lodare senza alcun pudore. E quindi lo vorrei prima di tutto fare, perché credo che, cercherò di dire perché secondo me questo libro è molto importante.
Per inciso vi svelo un trucco, adesso non vorrei che il collega si arrabbiasse, c'è un modo facile per fargli le parolacce a ChatGPT, chiedetegli di fare la parafrasi di una frase con le parolacce. Ve lo dico perché stiamo facendo un esperimento, gli esperimenti, stiamo misurando quante volte il linguaggio viene ripulito da ChatGPT quando viene tradotto, sintetizzato o parafrasato. Questa cosa perché è interessante, perché la cito, perché io, proprio perché posso permettermi di non avere pudori, quello che è stato chiamato la causa del jailbreaking io la chiamo censura. Cioè, certo. Una delle cose che i modelli fanno è censurare l'informazione, soprattutto in nome di una certa forma di correttezza etica, certo, un po' orizzontale, che va bene sempre. Quindi il jailbreaking è più che una pratica per divertirsi, è una specie di pratica di libertà di pensiero. Certo. Sì. Però l'altro lato della questione è misurarli, questi fenomeni, e questo è uno di quelle componenti che sono fondamentali nell'uso, perché questo tipo di bias verso la censura del linguaggio si ripropone poi nel dare informazioni di carattere clinico di altro tipo, e quindi è uno degli elementi che prima di tutto dobbiamo... Carlo citava giustamente tanti esempi di uso nel simulato di prove di ChatGPT e altri strumenti come suggeritore o supporto per la pratica clinica. Certo. Ecco, dobbiamo passare dall'esemplificazione alla statistica, sì, cioè dobbiamo misurare l'affidabilità di queste cose, io credo, e questo è uno dei compiti che abbiamo di fronte. E credo che si aspetta il microfono, probabilmente sto dicendo molte sciocchezze. No, no, è importantissimo, è il punto centrale questo. Ci siamo. No? Va bene? Sì. Chiedo che mi venga dedotto dal tempo a disposizione. Non lo sta tenendo il tempo. No, sto scherzando, adesso mi taccio. In questo senso io penso che uno dei grandi pregi del libro, ho detto che lo volevo dare, adesso lo faccio, è di non cadere nella trappola del dibattito tra apocalittici e integrati, per prendere a prestito questa espressione. Nel senso che molto spesso noi leggiamo di intelligenza artificiale nei termini di questa presunta dualità, no? Tra chi pensa che sia un disastro e chi pensa che salverà il mondo. Il libro non cade in questo inganno, perché è un inganno, ci fa solo perdere tempo, e credo ci proponga una lettura critica di cui abbiamo molto bisogno, perché ne abbiamo bisogno. Oggi sul Sole 24 Ore c'era un articolo che riportava un po' di statistiche sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Tra queste mi è caduto l'occhio sul fatto che Milano pare sia la terza città in Europa per utenti di AI. Il giornalista sosteneva che fosse perché i milanesi finalmente hanno trovato qualcuno che lavora più di loro. La battuta non è sua, la cito solamente. Non è male. Però io dubito che se noi abbiamo così tanti utenti di AI a Milano, questi utenti siano tutti utenti consapevoli di questi strumenti, no? Questo non è la vita quotidiana, figuriamoci poi quando si tratta di patologie, si tratta di didattica, si tratta di operazioni più delicate. E quindi abbiamo bisogno di libri come questi, di libri che problematizzino, che pongano l'accento su, senza sbilanciarsi sul versante pro-contro, su come usare questi strumenti e come trarne qualcosa di utile. Abbiamo bisogno però anche, secondo me, di un'altra cosa, che è quella che voglio sostenere qui e suggerire anche come programma di lavoro. E lo faccio citando una delle disposizioni dell'AI Act, del Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale, che nell'articolo 4, se vado a memoria, me l'hanno detto i colleghi, io l'ho letto, ma poi non è stato spiegato, però parla di una cosa molto importante che viene chiamata AI literacy, no? O educazione all'AI, come adesso, come la traduciamo literacy. Ok. Nel senso che viene previsto che soprattutto per gli usi che vengono considerati critici, e da questi quello clinico, come potete immaginare, è in prima linea, è necessaria, anzi è prevista normativamente, un'attività di formazione all'uso dell'AI. Ma non solo all'uso, questo è importante perché la normativa sorprendentemente recepisce una cosa che normalmente diciamo solo noi informatici. Non bisogna solo saperli usare questi strumenti, bisogna sapere come funzionano. Cioè bisogna fare dei corsi di machine learning, proprio. Okay. Io penso che noi, e penso che l'Ateneo lo farà, bene, penso che noi dovremmo, ai colleghi che intendono utilizzare questi strumenti anche nella pratica didattica, fare dei corsi accessibili, intendiamoci, ma proprio di machine learning, perché bisogna sapere come funzionano. Certo.
Per esempio, io lo so che possono essere usati per analisi qualitative, ma in realtà quello che sembra analisi qualitativa è frutto di una trasformazione completamente quantitativa, certo, e stocastica. Certo. Il problema è che bisogna capire che tipo di trasformazione i dati ricevono, quali sono i limiti di quello che viene prodotto. Il fatto, per esempio, che nessuna risposta è vera, è solo verosimile. Viene generato un testo che sembra vero, per quello sono così gentili. Certo. Il problema però è capire proprio come viene fatto. Credetemi, se, cioè almeno credetemi, spero che di avervi convinto che sia importante almeno quanto la formazione all'uso. Perché, come dico spesso agli studenti, ormai è una battuta un po' abusata, ma non è come la macchina del caffè. Non è che se tu conosci il funzionamento dell'interno della macchina del caffè, attieni sempre un caffè, anche se non lo conosci, attieni sempre un caffè. In questo caso no. Conoscere come funziona fa tutta la differenza del mondo. Così come a fianco di questo, e poi chiudo lanciando anche questo proposito, occorre secondo me lanciare tutti insieme delle attività sperimentali su una scala anche più sistematica. Il libro propone tantissimi suggerimenti, veramente secondo me utilissimi, che potremmo provare a fare su larga scala. Ad esempio la lista di domande del paziente simulato, diciamo. Noi una cosa che stiamo già progettando è di usare le API per farne migliaia di domande, di raccogliere migliaia di suggerimenti in ChatGPT e poi fare un'analisi sistematica anche quantitativa dei testi che ne risultano, per avere in qualche modo una forchetta statistica rispetto ai bias, al tipo di risposte che vengono date, no? Dato che non sono strumenti che noi possiamo, di cui possiamo tracciare il funzionamento e comprendere le motivazioni. Bene, grazie, e grazie del libro. Io penso che sia un'occasione preziosissima questa, preziosissima, anche perché l'occasione di mettere insieme che cosa può essere raccolto da tempo, quindi... Aspetta un attimo, c'è una domanda dell'altro informatico di Levi che forse è rivolta a te. Sono assolutamente d'accordo su tutto quello che ha detto, è importantissimo conoscere come sono fatte queste macchine, soprattutto i loro limiti. Io nelle dispense che sto scrivendo con gli studenti riporto la famosissima frase del generale cinese: se conosci te e il tuo nemico, allora vincerai ogni battaglia. Se sai che cosa vuoi e sai come è fatta la macchina, se sai come è fatta la tecnologia, allora otterrai quello che vuoi. Però prima mi hai fatto ridere con la questione di perdere parlate, io ho trovato un trucco banalissimo. Spiegami il significato di questa parola come se tu fossi un dizionario, e lui immediatamente la riproduce e te lo spiega e ti casca in pieno. Quindi va bene, grazie. Grazie. Adesso giochiamo tutti e due al gioco segnalato. Vediamo che punteggi facciamo. Grazie. Bene, allora adesso continuiamo, grazie innanzitutto a Alfio per l'aria di questo intervento, e continuiamo con un approfondimento. Abbiamo parlato di linguaggi, ma dobbiamo parlare anche di lingua e dobbiamo anche parlare di didattica. E a questo proposito abbiamo con noi la professoressa Paola Catenaccio del Dipartimento di Lingua e Letteratura dell'Università di Milano, che è professore ordinario di linguistica e traduzione inglese e che si è molto occupata di analisi del discorso, applicata a diversi ambiti, nel discorso giuridico, di comunicazione di imprese, nel discorso professionale, e che ha esplorato molte prospettive metodologiche e che negli ultimi anni, si sta occupando appunto delle implicazioni dell'insegnamento dell'intelligenza artificiale in rapporto all'analisi del discorso, e ha già proposto delle interessanti possibilità per la didattica della lingua. Quindi l'abbiamo invitata per questo, e quindi lascio lei la parola. Ci scambiamo un attimo perché riusciamo a girarlo? Sì, penso che vada benissimo. Intanto anch'io voglio ringraziare tutti, ringrazio anch'io per il libro che ho molto apprezzato, e poi vi ringrazio per questa tip fenomenale, per cui io alla prima lezione
settimana prossima farò fare un prompt agli studenti su come far dire le parolacce, cioè, perché questo sarà l'inizio della mia lezione, quindi credo che sia sì, veramente una cosa utile anche per sdrammatizzare un po' il concetto. Allora, non è che io mi occupi di intelligenza artificiale da tempo, ma io ho un problema. Io insegno nel primo anno di una laurea magistrale in comunicazione, lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, insegno comunicazione d'impresa. Allora, voi potete immaginare che se uno insegna comunicazione d'impresa, quelli di imprese già la usano tutte, l'intelligenza artificiale, io non posso esimermi, pena il diventare ridicola nell'insegnare cose che poi sono viste come obsolete nel momento in cui gli studenti escono. Quindi io in realtà ho cominciato a parlare di intelligenza artificiale e di utilizzo dell'intelligenza artificiale ai miei studenti nel dicembre del 23, quando hanno cominciato a diventare diffusi questo tipo di strumenti e non ho potuto farne a meno. Quindi abbiamo fatto un gruppo che si chiamava Chat About ChatGPT, perché io insegno inglese, e abbiamo cominciato a parlarne. E loro si sono resi conto con questa sorpresa dello studente che in effetti rispetto alle loro performance ChatGPT è imbattibile. Cioè, loro non hanno le competenze linguistiche per poter battere ChatGPT. Il problema è che devono capire che non è necessario batterlo, ma il problema per me è io poi su cosa li testo. Certo. Anche perché tradizionalmente la questione è stata questa. Io gli davo il prompt e gli studenti dovevano eseguire. Se io gli do il prompt e quelli lo danno a ChatGPT, il problema è che lo fa ChatGPT. Quindi, anche dal punto di vista dell'insegnamento, io devo cambiare la prospettiva. L'anno scorso ho avuto delle incertezze, quest'anno anche consultandomi, tra l'altro, molto con Alfio, che esame gli faccio fare? E gli farò fare un esame di prompting. Perché soprattutto nella scrittura, che io, tra l'altro, ho sempre chiamato scrittura strategica, strategica perché io insegno corporate communication, ma con il proposito di convincere, quando io devo convincere un pubblico, quindi è retorica sostanzialmente, ma è una retorica ampiamente standardizzata, che è quel tipo di testualità in merito alla quale questi sistemi di intelligenza generativa sono altamente performanti, perché più una cosa è standardizzata, meglio gli funziona. Ancorché in maniera un pochettino culturalmente biased, che però non si vede tanto con l'inglese, diventa tutto un po' all'americana, va bene? Quindi con un certo tipo anche di atteggiamento retorico che poi io devo insegnare ai miei studenti a utilizzare, magari fare un po' di downtoning e cose di questo tipo. Allora, in realtà l'uso del prompting e l'uso dell'intelligenza artificiale per produrre questi testi ha fatto emergere delle questioni che sono all'interno della didattica della lingua. La didattica della lingua inglese in relazione ai generi testuali, soprattutto alla comunicazione specialistica, negli anni '80 ha avuto questa rivoluzione per cui si è cominciato a parlare di genre-based writing, cioè si parla dei generi testuali. I generi testuali sono delle risposte retoriche a delle situazioni. Io devo fare un'azione retorica, utilizzo un'azione standardizzata. Questo ha rivoluzionato il modo di insegnare. Ma ci siamo sempre focalizzati e ha avuto un enorme successo. Ha avuto un enorme successo perché nel momento in cui hai cominciato a insegnare agli studenti, e non soltanto ai studenti, anche ai professionisti, come strutturare le mosse retoriche in risposta a un'esigenza comunicativa, cioè qual è il tuo proposito? È la retorica strutturata in maniera un po' diversa. Ecco, questo ha fatto sì che gli studenti in effetti imparassero a scrivere dei testi adatti alla situazione in maniera molto più rapida e molto più efficiente. Questo tipo di capacità di scrivere in questo momento appunto è fatto molto bene dai sistemi informatici, ma la parte di scrittura non è più così rilevante, la parte di analisi della situazione retorica diventa molto più rilevante. Ed era una parte che c'è sempre stata nella teoria dei generi, Il problema è che eravamo talmente preoccupati a ottenere la performance linguistica, e gli studenti anche erano talmente preoccupati a essere retoricamente, diciamo, allineati rispetto al modello, che si occupavano poco di tutta la parte in realtà contestuale.
Allora, questo cosa significa? Che nel momento in cui insegniamo loro a fare un prompting, noi li aiutiamo a riflettere molto di più sulla pratica piuttosto che sulla lingua. Toglie un po' lo stress dalla lingua, ma li abitua molto di più a sviluppare delle competenze che sono metalinguistiche e metacognitive. Quindi quella cosa fantastica, anche questa relativamente recente, che è la pragmatica, e che gli studenti studiano tanto, ma fanno, perché gliela facciamo studiare, gliela infliggiamo, cioè dagli anni 60 in poi, ha veramente rivoluzionato dal modo in cui noi insegniamo la lingua. Sono le funzioni retoriche, non è quello che scrive, è l'intento che ho e come io lo realizzo. Ecco, quella funzione pragmatica che certe volte fanno fatica a cogliere, perché la studiano, bravissimi, ma non è così facile da analizzare, sono costretti a guardarla in anticipo, quindi sviluppano, hanno la possibilità di sviluppare queste competenze metapragmatiche, metacomunicative, che secondo me è fondamentale, che è stata per lungo tempo in qualche modo sottovalutata perché subordinata alla correttezza formale. Però adesso è quello l'importante e io credo che sia un grossissimo vantaggio, perché nel momento in cui si abituano a riflettere su questo tipo di cose, nel momento in cui diventano consapevoli, e qui abbiamo bisogno della literacy, nel momento in cui diventano consapevoli poi sanno anche criticarli. Quindi poi si approvvira alla fine dell'anno che tipo di esami che farò e come andranno. Adesso abbiamo fatto tutto un devising di questo tipo di cose. Ultima cosa molto rapida, appena consegnato la tesi una ragazza che si laureerà adesso a ottobre, abbiamo fatto delle sperimentazioni per cui lei ha creato un prompting per un comunicato stampa di crisi e ha dato, chiedendo di utilizzare un certo tipo di strategia, e la strategia era praticamente impossibile perché non dava abbastanza, era un task impossibile. E infatti ChatGPT, sia ChatGPT che Bot, ha usato entrambi, hanno in qualche modo glissato su questa difficoltà con delle produzioni che alla fine non erano etiche. Cioè il comunicato stampa non era una comunicazione etica. È una tesi sperimentale, ma molto molto interessante. È stato anche molto interessante vedere come la studentessa poi in realtà anche lei da un punto di vista molto rigidamente valutava con dei criteri strettissimi questo tipo di performance. Non si era accorta di avere dato un task impossibile e che quindi la risposta non era adeguata e aveva dei problemi etici perché il task era impossibile, non poteva dare. Lei aveva chiesto, utilizza la strategia di non prenderti la responsabilità, ma non c'era un'alternativa a non prendersi una responsabilità perché lei non gliel'aveva data nel task, in questo comunicato di crisi. Quello è stato molto interessante. L'altra cosa che è stata interessante rispetto a quello che si diceva prima sulla ricerca qualitativa è che ha chiesto ai sistemi che ha utilizzato che strategie avevano utilizzato e loro hanno dichiarato la teoria, che è una teoria molto famosa, una teoria dominante in realtà nel settore, e in effetti c'è anche questa consapevolezza che lo studente può poi raccogliere rispetto alla teoria che informa quella produzione. Questo è stato molto interessante. Potrei andare avanti, ma penso di avere sfruttato tutti i miei minuti, quindi vi ringrazio. Molto interessante, grazie. Potremmo avere un link a questa tesi? Dunque, adesso sarà a un certo punto sarà sul repository di Unimi quando sarà caricata, poi sì, sicuramente nel momento in cui è resa pubblica. Certo, una tesi magistrale, molto ben fatta. Grazie mille. Grazie. Veramente interessante questa ricerca su FIRE e mettere l'accento su due elementi che sicuramente delle lingue, delle letterature spesso sono negli ultimi anni sono andati un po' sullo sfondo, cioè il contesto giustamente e la retorica che è stata molto abbandonata e invece troverà di nuovo senz'altro grande applicazione, interesse e attenzione per vedere appunto analizzare tutte le strategie che si possono mettere in campo per creare dei messaggi e dei testi che però abbiano anche una valenza etica. E quindi questo spunto rispetto all'etica mi porta a introdurre la prossima persona che interverrà,
e che ringraziamo per la sua adesione a questa giornata, che è Costanza Narroce. Costanza Narroce, che è del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano Sovranazionale della nostra Università, che è avvocata, ricercatrice, co-coordinatrice didattica del corso di perfezionamento di strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere, che si occupa quindi dei diritti delle donne, ma anche delle minoranze e di multiculturalismo. Fa parte del team dell'Università di Studio di Milano Human All, che è un team rivolto all'innovazione, all'inclusione sociale e diretto dalla professoressa Maria Zeramico, che oggi non può essere presente a questo incontro. E quindi io lascerei la parola a Costanza perché ci porti una testimonianza sulla prospettiva più etica della questione. Grazie. O di diritto. Io vi ringrazio, mi dispiace molto non essere. Mi sentite bene? Sì, sì. Ah, ok. No, dicevo, grazie davvero dell'invito. E sono, mi dispiace non essere in presenza, non ho molto gli interventi da remoto, però in ogni caso mi trovavo impossibilitata a prendere parte in presenza, quindi mi accendo a fornire qualche mio spunto, qualche riflessione sulla base del libro che ho avuto appunto il privilegio di leggere, che vi ringrazio molto. Io sono, al di là di quello appunto della presentazione, grazie a tutti, alla professoressa Riva, io sono anche professoressa di un corso sull'intelligenza artificiale, diritti umani del neonato, della neonata, del neonato, corso di laurea magistrale di Master degli AI, e in particolare appunto con il tema della professoressa D'Amico lavoriamo nell'ambito di questo spin-off, potremmo dire, del progetto USA PNRR di Humanoid, che si chiama appunto Humanoid for AI, e che ha appunto un focus su quello che è il collegamento tra l'intelligenza artificiale e il mondo giuridico, con una particolare attenzione verso quelle delle discriminazioni dei diritti umani in generale. Ora, l'aspetto che ci sono diversi spunti che mi hanno interessato di questo volume. Innanzitutto ho trovato molto interessante la parte iniziale, cioè quella introduttiva, quella in cui c'è questa, su questo affondo potrei dire anche un po' filosofico, no? Sul perché si parla, che si accostano due nozioni come l'intelligenza, che è una nozione che ha una sua natura intrinsecamente umana, e la nozione di artificiale. Questo perché mi ha molto colpito, perché appunto c'è un saggio molto interessante di un filologo, invito chi vorrà a dare una lettura, un articolo che ha accompagnato il New York Times qualche anno fa, e che si interrogava in maniera approfondita su questo aspetto, cioè su che cosa separa l'uomo dalla macchina, e questa suggestione che apre il libro mi ha molto colpito, perché ha evocato un po' epoca questo tema, che poi è il tema, come dire, sottotraccia di ogni riflessione sulle implicazioni e le relazioni dell'intelligenza artificiale in ogni settore. Adesso noi qui ci stiamo occupando del settore medico-sanitario, ma certamente è un aspetto molto, molto interessante. Ora, dal mio punto di vista, quello che mi sono chiesta leggendo questo volume è un po' qual è la posizione del diritto in termini generali, del diritto costituzionale, del diritto sovranazionale rispetto alle relazioni tra ovviamente l'intelligenza artificiale e l'uso che ne è fatto nell'ambito del sistema medico-sanitario. E questo perché sappiamo che l'Europa ha assunto ormai una posizione di primo piano, sicuramente a seguito dell'entrata in vigore della TPR3, in vigore del 2026, però in ogni caso ormai vigente del regolamento del cosiddetto IAP, di cui tutti conoscete, che ha sicuramente delle parti che interessano anche il settore medico-sanitario, questa categorizzazione delle tecniche a in base a tutte le criteri di rischio, e quindi diciamo che da un certo punto di vista dovrebbe garantire un utilizzo anche nel settore medico-sanitario dei sistemi di intelligenza artificiale conforme al principio della non lesività, per cui ovviamente tanto più è lesivo e rischioso un sistema di IA, tanto meno dovrebbe esserne fatto utilizzo nel settore medico-sanitario. Allora, il profilo critico che però sorge rispetto al come appunto
l'AIAT si approccia in particolare al settore che più ci interessa è che, questa è una critica che non è, non viene solo da me, è però che forse una maggiore attenzione sarebbe stata, come dire, da accogliere con riferimento a un approccio un pochino più settoriale, vale a dire, se noi confrontiamo l'approccio europeo a quello statunitense, è vero che gli Stati Uniti non hanno ancora una regolamentazione delle proprie a livello federale, ma hanno, adesso nell'ottobre del 2023 è stato approvato il cosiddetto executive order da parte dell'amministrazione Biden-Harris, se noi guardiamo, io invito chi fosse interessato a prendere visione di questo documento, perché fornisce alcune linee guida ben più, come dire, pregnanti rispetto a come possono essere utilizzate in modo non lesivo rispetto ai diritti fondamentali le tecnologie di intelligenza artificiale nel contesto medico-sanitario. Quindi questo è un approccio che è molto statunitense, cioè la scelta non tanto di guardare a come dire, in astratto ai sistemi di intelligenza artificiale al loro livello di rischio, ma quello di calare questi sistemi all'interno dei settori, perché ogni settore di applicazione di queste tecniche è diverso, quindi questo approccio context specific secondo me è molto interessante. E l'altro aspetto che mi ha un po' che colpisce è che sicuramente il settore medico-sanitario è uno dei settori in cui molto diffuso è l'impiego di intelligenza artificiale, ed è però allo stesso tempo quello di cui noi giuristi abbiamo meno informazioni, perché abbiamo meno casi di ad esempio di violazione dei principi fondamentali, casi di discriminazione, abbiamo pochissimi casi che sono giunti davanti alle corti in generale dal punto di vista dei rapporti all'intelligenza artificiale e diritti umani, però il settore medico-sanitario rimane sempre un pochino nelle retrovie, quindi io sono stata molto contenta di poter approfondire questo aspetto leggendo questo libro, perché tutta la nostra attenzione da costituzionalisti e da giuristi è molto sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel sistema dell'amministrazione della giustizia piuttosto che in ambito lavoristico. Quindi effettivamente c'è un po' di lacuna e di urgenza di favorire un dialogo multidisciplinare che consenta di mettere a fuoco quali sono le tensioni che questi sistemi portano all'interno del sistema medico-sanitario, perché questo può portare a un miglioramento anche delle strategie che verranno adottate non solo dalla Commissione europea, che sarà chiamata molto presto ad adottare delle linee guida che rendano percettivo il regolamento, ma anche a livello nazionale. Quindi io penso che ci sia un po', come dire, un pochino da colmare questo divario che io sento dal punto di vista giuridico almeno, che un po' ci sia dell'attenzione a come rendere effettivamente efficace, sicura, trasparente e quali intelligenza artificiale utilizzata anche in ambito medico sanitario. E poi, ma sicuramente forse voi lo sapete, di recente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato delle interessantissime linee guida rispetto all'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore medico sanitario, e anche queste, anche in questo, come dire, diciamo che quello che io rilevo, e con questo chiuderei a livello giuridico, è che sarebbe opportuna una maggiore integrazione tra questi strumenti che noi definiamo di soft law, cioè non norme di diritto precettivo, che non danno origine alle obbligazioni vere e proprie per gli stati e per gli individui, però hanno una maggiore sensibilità e attenzione al tema che qui ci occupa oggi, di quanto sono semplici e riscontrabile da parte dell'AIA, piuttosto che dal trattato recentissimo che è stato adottato dal Consiglio d'Europa, che è il primo vero e proprio trattato in materia di intelligenza artificiale, quindi di salute, utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito medico sanitario quasi non si parla. Quindi diciamo che il pregio, secondo me, di questo libro è quello di riportare un po' l'attenzione e il centro su una discrepanza che noi giuristi dovremmo anzitutto affrontare, una discrepanza che sta in questa scollatura tra l'impiego massiccio dei sistemi di intelligenza artificiale e del sistema medico sanitario, e dall'altro però la scarsa attenzione che il diritto presta all'utilizzo di queste tecniche in questo settore. Quindi mi scusi, siate se lascio questo spunto un po' critico, però insomma penso che sia anche opportuno mettere in luce quelli che se no
che sono le carenze, e anche perché, soprattutto anche alla luce della vostra attività, del vostro osservatorio, forse penso che l'attività sarebbe, la vostra attività è molto pregevole e potrebbe appunto mettere l'accento anche su queste numerose lacune, carenze di attenzione, direi, del diritto rispetto alle relazioni tra privato e settore pubblico sanitario. Vi ringrazio. Grazie, fra i legami che si è cercato, i contatti addirittura casalinghi, quelli immediati sono stati proprio con il settore giuridico e costituzionalista per motivi familiari, come qualcuno sa, e non a caso, proprio perché diciamo il modo con cui il diritto può essere esercitato, il diritto alla salute, trova delle occasioni di compressione a volte sorprendenti, per cui la forma può essere salva ma la sostanza no. E tuttora avere una buona cura è come avere un buon avvocato, e quindi qualche cosa che ancora influisce pesantemente sulle condizioni di vita delle persone. Quindi siamo per un'attuazione sempre più ampia di questo diritto. Ci sarà molto da fare con i giuristi. Grazie. Grazie. C'era una domanda relativa al gender equality, dal punto di vista dei dati che vengono... che alimentano, però questo pone tutta una serie di questioni relative appunto ai bias vari che sono stati accennati qui e là. Grazie quindi a Costanza, e lascerei la parola a questo punto a un filosofo di filosofia morale, che è Gianfranco Borghino, che è docente di storia della filosofia e appunto della filosofia morale qui nelle nostre università. Nei suoi corsi, nei suoi libri, si è occupato di scienza moderna, di sociologia della religione, di filosofia della storia e di etica contemporanea, e nel 2018 ha fondato la prima cattedra italiana di Human Animal Studies, e che è anche un caro amico. E questo, ho pensato che avesse qualcosa di interessante da dirci. Grazie. Speriamo. Grazie Silvia, grazie ovviamente a collega Clemi, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, hanno reso possibile, hanno dato l'impulso e poi hanno, come dire, consentito la produzione di questo libro e di tutto quello che evidentemente dietro vi è in termini di cura, in termini di assistenza, in termini anche di, diciamo, di possibilità. Magari appunto di espansione di alcuni strumenti, perché di uno strumento tecnologico così, diciamo, innovativo come questo, a persone che probabilmente non lo capiscono, come me per esempio, che non sono in grado di capire esattamente di che cosa si tratta, e che quindi sperano che le persone che se ne occupano siano molto attente, molto accorte nell'applicare nel utilizzo di questo strumento. Allora, io mi chiedo anche scusa per non essere presente, ma una delle cose più analogiche che ci possa essere, cioè lo scopero dell'ADN, che è una dimostrazione più forte di quello che c'è, e quindi mi piace tantissimo, ma però che è andata a casa stasera alle 11, era più gestito. Dunque, io vorrei riprendere una cosa che è stata accennata molto, detta molto chiaramente dalla collega precedente, e che però era anche un po' già comparsa prima, e cioè la questione della diversa applicabilità di questi strumenti all'interno di una, diciamo, di settori diversi, cioè di settori che possono avere metodologie e storie, eccetera, piuttosto diversi. Allora, da questo punto di vista, io credo che voi abbiate trovato, abbiate individuato molto correttamente nell'esperienza in ambito clinico, e quindi nel caso della medicina, uno dei settori dove probabilmente questo è più utile, più, e probabilmente anche più eccedono nel termine, più sicuro, cioè nel senso in cui i pro sono estremamente evidenti, e diciamo la possibilità di avere a disposizione qualcuno che si occupi di raccogliere all'interno di Big Data, si occupi di raccogliere tutto quanto può servire all'interno di tematiche estremamente specifiche,
una specifica malattia, uno specifico valore, una specifica funzionamento di un farmaco, piuttosto che altre cose esperienze di psicologia clinica che sono basate sulla raccolta di dati, che è qualcosa di relativamente recente, dati relativamente recenti, quindi dati che, non so, alcune malattie non esistevano un nome, e probabilmente quanto esiste su di loro a livello di big data può essere agevolmente, certo, con tutta la prudenza, eccetera, può essere agevolmente raccolto e utilizzato al fine di migliorare la cura e l'assistenza in generale a chi appunto ne soffre. E questo è un punto assolutamente straordinario, perché parliamo di un'opera, innanzitutto appunto di digitalizzazione, poi utilizzo di dati che io sono d'accordo con quello che è stato detto anche preso da collega Ferrara, cioè in cui la dimensione qualitativa comunque passa attraverso una dimensione quantitativa, però ecco, quello che è importante è che diciamo il serbatoio di informazioni che possono essere date in Python è relativamente controllato, soprattutto perché non è antichissimo, sono tratta di cose che hanno, come dire, una vita, ripeto, di pochi decenni, probabilmente, in alcune malattie, probabilmente, tutto quello che è stato scritto o detto prima del 1990 non ha moltissimo senso, perché è stato superato da... E ovviamente di questo la macchina può essere istruita a fare buon uso, cioè a valutare, cioè a pesare, questa è una delle cose che mi interessava dire, a pesare i dati in funzione della loro vicinanza, dell'autorevolezza della fonte che li ha... infatti registrare, eccetera, eccetera. E questa è una cosa enorme, importante. Quindi io credo che con l'attenzione che diceva molto bene la collega giurista poco fa, il campo dell'uso delle AI nell'ambito pubblico sia veramente abbia delle potenzialità positive straordinarie. Quello che invece, qui entro anche in una dimensione leggermente meno, come dire, ottimistica, è il fatto che noi probabilmente abbiamo degli ambiti di ricerca che sono banalissimi, tipo la politica, l'etica e tante altre cose che riguardano l'antropologia e tante altre cose, nelle quali c'è un problema. Cioè, in un certo senso, in queste discipline, l'utilizzo della AI appare, almeno per il momento, a me un po' più discutibile. Perché queste discipline si costruiscono, appunto, io sono l'unico credo di studi umanistici, quindi mi permetto, diciamo, non di tirare a fare molino, ma di dire una cosa che è ovvia, e cioè il fatto che i dati che sono stati a disposizione di studiosi, di chi ha scritto di politica, di etica, di queste cose, erano ingovernabili già nel 1400, cioè la biblioteca d'Alessandro, fatto entrare in una normale biblioteca di una città media, per rendersi conto che tutti i dati che sono disponibili riguardo a un certo argomento di ricerca sono impossibili da assimilare nel corso della vita di un essere umano. Molti hanno detto, la biblioteca, non so neanche la verità commentare. Queste discipline si fondano ovviamente sulla capacità di selezionare, non di aumentare i dati, ma semmai quella di selezionare, perché il problema è che questi dati sono immensi e moltissimi di loro sono falsi, tendenziosi, assurdi, miracolosi, hanno, diciamo, tutta una serie di difficoltà, per cui chi ha una certa pratica, chi ha studiato in un certo modo, sa discernere all'interno di una bibliografia quello che va immediatamente buttato via e non considerato, e quello che invece, come dire, invece può costituire una spinta a fare qualcosa di nuovo, a pensare qualcosa di nuovo. Il problema della selezione è un problema serio, perché, ripeto, le nostre bibliografie, dei libri, degli articoli che facciamo nell'ambito degli studi umanistici sono già illeggibili per la loro quantità, sono già leggibili da molto tempo, e quindi il problema non è tanto quello di qualcuno che li abbia letti tutti e che sia in grado poi di fornirci delle osservazioni, degli assunti, delle riformulazioni. Il problema è di sapere come prendere, quali prendere innanzitutto,
perché se io penso appunto anche banalmente una tesi di laurea, un progetto di ricerca, avendo citato 4.000 testi di bibliografia, dico questa è un'imbroglio, perché nessuno può leggere 4.000 testi sul tema qualunque, che so, sul tema delle costituzioni repubblicane, perché ne esistono a partire dal 400 avanti Cristo, ne esistono talmente tanti che il problema è come scegliere. E aggiungo qua un problema di cui probabilmente adesso verrò specchiato, perché non capisco come funziona l'intelligenza artificiale, nel caso di questo momento volentieri, però c'è un secondo problema, cioè che quando è per esempio l'intelligenza artificiale, con cui ho fatto i miei esperimenti anch'io, si fornisce una sintesi, per esempio, di una serie di testi, non è così facile capire quali sono le fonti da cui il singolo concetto, la singola frase, il singolo termine deriva. Ora, io, se c'è una cosa che come studioso di cose umanistiche devo sapere, è se una cosa proviene dal diario di dal libro di un filosofo che è totalmente screditabile, per ragioni che dovrei conoscere, che conosco, o da quale tipo di uno storico totalmente screditabile, perché si sa che lavorava solamente per fare bella figura al suo principe, eccetera, o se invece deriva da qualche. Il problema quindi del fatto che in qualche modo le fonti, non dico che scompaiono, diciamo, ma diciamo finiscono per essere quasi equiparate l'una all'altra, ecco, per il fatto che ci sia una difficoltà, ecco, in materie, in ambiti che sono stratificati lungo, diciamo, tantissimi tempi, e aggiungo nell'ambito di materie, ecco, quindi qua arrivo anche alla didattica, perché il problema, uno dei problemi è questo, cioè io, se c'è una cosa che devo fare, era alla fine del mio corso, è sperare che gli studenti abbiano, diciamo, conto che, secondo me, e secondo magari alcuni altri che la pensano, alcune, diciamo, presunte affermazioni fattuali, interpretazioni, sono semplicemente da scartare, perché sono screditate le fonti da cui provengono. Ora, in questa, diciamo, non equiparazione, perché so benissimo che ci sono dei meccanismi che danno maggior peso, maggior valore a determinate indicazioni. Ecco, il problema è che questi meccanismi sono anche qualitativi, ma perché siano qualitativi sarebbe necessario scoprire che, per esempio, coloro che hanno costituito le istruzioni, coloro che hanno alla fine fatto le selezioni, erano in grado a loro volta di discernere cosa fosse pula e cosa fosse grano. Il punto è proprio questo. E in qualche modo la cosa, dicevo, è estremamente difficile, là dove la quantificazione è sostanzialmente inutile, perché sapere che una cosa è stata detta da 3.000 filosofi non vuol dire che sia giusto, vuol dire soltanto che è stata molto di moda per molto tempo, o che magari le fonti degli altri filosofi sono state gestite, silenziate, citate, come succede per moltissime correnti, per esempio religiose, politiche, eccetera, che sono state, come dire, soppresse. E in secondo luogo, ripeto, trattandosi di qualcosa che ha una lunghissima stratificazione storica, il problema è in cui non c'è alcuna verifica di verità, perché appunto in un testo che viene pubblicato sui giornali di medicina adesso esiste una verifica di qualità, esiste un peer review, esiste qualcosa che ci consente di dire questo testo può essere, appunto, la macchina può essere poi incursita solo perché questo testo ha, diciamo, delle garanzie. Così come per esempio noi siamo qui perché siamo tutti a diverso titolo, si ritiene, qualificati per parlare di questo tema. Il problema è che le fonti del passato non lo sono affatto, perché le fonti del passato possono contenere le cose più, e quelle del presente, in politica, credo che nessuno ne dubbi, possono contenere le cose più bizzarre, o anche semplicemente, che è la cosa più comune, le cose più compromesse, più ovvie, quelle che tutti pensano, eccetera. Allora, il punto è questo, e chiudo, credo di aver già finito il tempo, chiudo su questo. Credo che, come tutti gli ambiti, credo che si debba tener conto di specificità settoriali, e quindi credo che laddove si parla di discipline che hanno una vita, diciamo, in cui, diciamo, l'aggiornamento, la verifica e l'accreditamento di dati, informazioni, eccetera, è molto solido ed è anche, diciamo, relativamente recente, tutto questo sia estremamente importante.
Inoltre, ecco, io farei moltissima attenzione a non prendere per egualmente valido tutto quello che semplicemente esiste. Perché una cosa solo per il fatto di esistere non vuol dire che possa essere utile insegnando o facendo ricerca o è utile alla vita delle persone che la prendono come un fatto reale, quando esiste molto probabilmente si tratta di semplici sciocchezze. Ecco, questo è il punto. Volevo ringraziare ancora tutti quanti, l'amica Silvia, e grazie ancora per questo spazio che mi avete dato. Grazie. Grazie. Allora, ringrazio Gianfranco Mormino per aver messo l'accento su una cosa che è importante, cioè la questione della selezione delle informazioni e sul rischio dell'equiparazione delle fonti quando abbiamo a che fare con un problema. C'è un allarme. Allarme telefonico. L'equiparazione delle fonti quando abbiamo a che fare con dei dati che hanno una tradizione molto lunga in cui possiamo trovare tutto e il contrario. Quindi adesso abbiamo l'intervento. No, lei vuole dire qualcosa? Scusate. Sì, scusate, io purtroppo vi devo salutare. Sono d'accordissimo con il professor Mormino, che ringrazio perché è un filosofo stato prezioso e molto chiaro. Sta accadendo un problema del genere anche dal punto di vista scientifico, grazie grazie a queste cosiddette intelligenze artificiali. Adesso c'è una sovrapproduzione di cosiddetti lavori, di cosiddetti paper, ma non tutti sono allo stesso modo validi, e addirittura alcuni sono prodotti automaticamente dall'LLM. Sicuramente non è per il fatto che qualche cosa ha le vesti di un paper scientifico assume la qualità di un paper scientifico. Quindi riuscire veramente a discriminare il grano dalla pula è sta diventando anche difficile. C'è una sovrabbondanza di letteratura. Grazie della grazie molto. Purtroppo vi devo salutare. Purtroppo vi devo salutare. Siamo. Grazie veramente molto. Anche prima che ci fosse l'intelligenza artificiale sono state fatte dei pastiche terribili di ricerche scientifiche che erano totalmente finte. Ne ricordo una sull'antropologia di un certo popolo che era chiamato come l'inversione di Americans, adesso non mi viene l'anagramma dritto. E da lì partiva tutta una narrazione su questo popolo che aveva delle tradizioni e era ovviamente una celia. Va bene, allora chiudiamo con la presenza di una persona che non fa parte del mondo accademico, ma che dal 2024 collabora con Carlo Alfredo Clerici, con Alessandro Pezzano, in quella che è una newsletter importante, AI2RA, dell'osservatorio sulle prospettive cliniche dell'intelligenza artificiale, e che è appunto Edoardo Ares Tetamanti, che si è occupato specialista di growth hacking in At Joy. Quello è Alessandro. Alessandro Pezzano. Lo dici tu. Allora, sei specialista? Va bene. No, figurati, mi sentite? Allora, io farò un intervento molto breve, poco tecnico perché abbiamo già parlato di AI abbastanza, direi. Faccio un intervento più leggero. Brevemente, di cosa mi occupo io? Io arrivo non dal mondo accademico, ma dal mondo corporate. Imprenditoria, ho una mia società, una startup, e mi occupo di AI ogni giorno. Quindi, come diceva prima la professoressa Catenaccio, molte innovazioni dato AI arrivano prima nell'ambito aziendale rispetto a tutti gli altri ambiti. Le prime esplorazioni dell'AI arrivano dall'ambito di market integration, automation, e quindi ho deciso di utilizzare queste mie competenze, questo mio
Outlook sull'AI per creare uno strumento comunicativo che informasse sia le persone all'interno dell'ambito medico, operatori sanitari, sia il pubblico mass target di cittadini, mettendo a disposizione gli strumenti che arrivano dal marketing. E quindi, diciamo, un approccio un po' differente da quello accademico. Cosa è stato fatto in questi mesi? Intanto ringrazio Alessandro Pezzano, che non è presente oggi ma ci sta seguendo da casa, perché è impegnato all'estero, perché questo progetto è nato appunto da me, Carlo e Alessandro. Noi abbiamo creato una newsletter che abbiamo iniziato in non so quanti mesi fa, circa all'inizio anno, febbraio. Questa newsletter ha aumentato il numero di iscritti durante i mesi successivi, siamo arrivati a 400 iscritti. La newsletter si chiama Aigora, come probabilmente avrete già sentito, nasce dall'unione tra le due parole AI e il concetto di agora greca, che ci piaceva molto come luogo di scambio, di divulgazione del sapere, di cooperazione. E quindi questo ha poi portato a quasi più di 400 iscritti oggi, quindi abbiamo dei buonissimi risultati. E di quali sono i temi che trattiamo? È un aggregatore di notizie che vengono scelte da una redazione che per il momento è composta da noi tre. A proposito, cerchiamo altri collaboratori, se volete, non siete timidi, e opinionisti soprattutto, quindi esperti anche di altri settori, non solo magari quello medico, come avete visto, quello un po' più imprenditoriale, ma anche abbiamo collaborato con un sacco di giuristi, anche nello scorso webinar. E è un aggregatore con delle notizie che vengono scelte da noi e vengono inviate ogni settimana alla casella mail delle persone iscritte. Questo è un lavoro certosino che io e Carlo abbiamo fatto per un sacco di tempo il venerdì sera. Sì, impegnativo, però molto soddisfacente. E un'altra cosa che volevo fare, perché poi è anche molto bello, insomma, incontrare anche gli altri autori che hanno collaborato a questo libro, e non solo vederci tramite uno schermo. In particolare mi spiace non ci sia Levi, perché una domenica abbiamo lavorato lui molto duramente, lui il capitolo del jailbreaking, io a quello dell'intelligenza generativa sull'audio. Quindi questo è un po' tutto quanto. Perfetto. Stiamo dando, diciamo, un approccio un po' più fresco. Se posso? Nel senso assolutamente così del termine. Se, un po' più veloce, ecco, da questo punto se di posso vista. Riprendere questa freschezza, che è un po' la cifra che c'è sostenuto in tutti questi mesi. Proprio c'è un enorme problema di superare barriere di diffidenza e di rendere anche un po' giocoso. Qui abbiamo gli esperti di giochi. Molto importante riuscire a trasformare in un'occasione di sviluppo e non di dovere soltanto o di terrorismo. Questo, quindi occorrono anche dei linguaggi. Perché, come disse una volta un mio primario storico, occorre fare bene, ma soprattutto fare sapere. E il fatto è che questa intelligenza artificiale ha bisogno di mettere in movimento qualche cosa che in alcuni settori invece non è ancora arrivata. In quello medico c'è ancora una grossissima latenza. Beh, concludo con un ringraziamento speciale ovviamente a Carlo, che ha reso tutto quanto. Abbiamo il QR da fotografare? Abbiamo un QR per scaricare il libro? Vedi se Rocco fa la magia, che... Se no c'è nel link. C'è questo scoop di dono. Poter far scaricare il libro a chiunque sia interessato. Questa è una cosa veramente generosa. No, non è più. Che Carlo è il gruppo. Sì, nel senso che il libro è di distribuzione gratuita, addirittura c'è il QR, adesso vediamo se... Comunque nel link è indicato molto facilmente, pesa poco, si scarica anche dal cellulare. Insomma, abbiamo provato a farlo funzionare in ogni modo. Grazie Giovanni. No, va bene così, no, non c'è problema. Va bene, c'è il link, tanto il link poi riceveranno le persone via mail, cioè nella locandina anche l'indirizzo per poterlo scaricare. No, io vi ringrazio moltissimo, tra l'altro non c'è come star bene... in un contesto ricco e stimolante per poi star bene anche un po' fisicamente. Questi sono i prodigi, i miracoli in cui devo credere. E vi ringrazio, spererei che questo cantiere, che è un termine sì, un po' così concreto ma interessante,
e anche provare un po' a costruire, non abbiamo i tortellini bolognesi, una routine forse gratificante come la città di Bologna, però Milano ha delle grossissime potenzialità di scambiare e mettere insieme prospettive molto anche cooperative in questo senso. Per cui vi ringrazio davvero moltissimo. Perché qui sembrava, sì, non so, un tecnico, ma in realtà no. È un filo di questo, la che si è fatta anche lui. Bravissima. Hai accettato la scommessa di Carlo di aprire un dialogo, una riflessione, soprattutto sulla didattica, quindi la ricchezza che è nata, prima di tutto, da un'esperienza nostra, che è stato il master di quelle palliative, in un anno terribile, diciamo, per questo ateneo e per la tutta la realtà, che è quello del Covid. Quindi abbiamo dovuto reinventare in questo ateneo qualcosa che non c'era nel processo completo di digitalizzazione. Ricordiamoci, queste aule, io lo ricordo, e questa, cioè, voglio dire, sono una conquista, e ancora si deve compiere, forse. Ecco. Quindi insieme a tutto quello che abbiamo detto oggi, ricordiamoci che c'è anche un passaggio, io sono un tecnico cosiddetto, insomma, legato alla mia expertise e alla didattica, alla metodologia, e affiancare i docenti per facilitare la formazione. E quindi la sfida che un po' mi ha posto Carlo con le sue prime riflessioni, non puoi non confrontarti con questa nuova sfida, che è una sfida soprattutto di pensiero, soprattutto, e di rivoluzione. Quindi io credo che tutti, a diverso titolo, insomma, ringrazio qui tutti i docenti e questo pensatoio, mi viene da dire, che ha messo in atto qualcosa che qualcosa di irrinunciabile. Dico soprattutto per tutto l'affetto che ci lega alla statale, che ci ospita oggi e che ha permesso, insomma, questo incontro. Grazie, Rocco. Thank you.